mica le risposte. Io posso anche mandarlo in live. Vediamo se riesco a uscire fuori dal quadro, ma se non mi riesce di uscire fuori dal quadro nemmeno morta. Io me la esco di sicuro. Esco così e abbiamo bella fatta. Così resta quello che deve rimanere. E perlomeno la gente smette di chiedermi perché non parte lo streaming? Ecco, no, lo streaming è partito. Vediamo se mi risponde. Ha risposto, ha appena accettato l'invito, quindi sta arrivando. Vai, forse arriva. Quindi ora dovrebbe entrare qui da qualche parte, dovrebbe comparire. Sì, comunque il segno di vita vuol dire che sta per arrivare. Vediamo se c'è problemi di qualche tipo. Allora, per chi non compare non gli posso dare i superpoteri, però. Cominciate a richiamare anche gli altri, perché c'è stato un segno di vita, ancora non è collegato, ma... Però c'è. Sì. Cioè, ha accettato l'invito Webex, quindi si spera che prima o poi si stia collegando. Poi una volta se collegato gli devo dare i superpoteri. Però dai, sai. Buon segnale. Un buon segno, sì. Ora però mi dice che è in attesa perché io non lo vedo. Scusate un attimo, lui è in attesa e io non lo vedo. Perché? Che sia in attesa di qua? Aspettate. È perché io sono entrata in tanti modi. Aioi. Perché non lo vedo in attesa io? Poi mi riparti con questa, ma io l'ho avviata la riunione. Non mi può dire che non l'ho avviata. Anche perché se non so dove vada a questo punto. Vedete se compare una riga arancione qui in cima? Infatti, vedi, qui non la vorrei riavviare la riunione perché. Maledizione. Allora, io provo a chiudere la riunione di prima. No, aspettate, vediamo se avvio qui. Roberto. Te ci sei, però non so perché ti sei collegato a un'altra riunione e non a quella dove siamo tutti. Ti ho mandato un mail pochi minuti fa dove c'era di nuovo il link e tutto. Sì. Chiudo questo e prova a rientrare di là perché di qua non so come fare a rientrare le persone, ok? Chiudiamo questa. Eccoci qui. Vediamo se riesce a collegarsi di qua.
Pure era quello il link che gli ho mandato, doveva essere quello giusto. Vi siete collegati tutti, è l'invito che è arrivato a tutti. Però qui non mi sembra che si veda. A meno che non sia andato di qua. Controllatemi che non compaia una scritta in cima, qualcuno in attesa. No, però qui non è. Questo è chiuso. Io anzi ora lo spengo però. Non lo voglio più vedere. No, però lui non riesce a collegarsi, direi. Vediamo. Mi ridice che c'è di nuovo una persona in attesa. No, questa l'ho già fatta, quella della persona in attesa. Non capisco perché vi siete collegati tutti. Questo lasciamolo qui. Che io gli ho finiti i calcolatori, ce l'ho un terzo. Perché è ripartito quello lì? Mistero. Andiamo di qua. Questi sono collegati, quando compare qualcuno in attesa qui, compare anche di là. Cioè, si è collegato però su un altro link, per cui l'ho aperto, c'eravamo solo io e lui, gli ho detto guarda che noi siamo tutti da quell'altra parte, però non sembra si riesca a collegarsi. Oh, è brutti casi, chiudiamo tutto e riapriamo tutto. Però è molto sospetta questa cosa. Cioè, comunque c'è sempre qualcosa che non va in questi collegamenti. È proprio la settimana maledetta questa. È che mi ha scritto di qua. Comunque deve averci qualche problema anche lui, perché il primo link è arrivato, mi è arrivata la cosa che era in attesa. Ora invece. Peraltro ha fatto la cosa giusta, ha usato l'invito che però avevo mandato anche a tutti voi, quindi non capisco proprio perché il sistema gli abbia proposto una cosa diversa.
È sempre così, eh. Con Tommaso che ci siamo visti un quarto d'ora prima, è andata bene alla prima senza nessun problema. Se lasciamo lui e facciamo un tiro anche se qua non E poi bisogna capire se gli altri riescono a spostarsi di là, perché sì, allora il punto è questo qui, che se io vedevo che cioè, se bisogna fare quella strada, riapro con lui dove sto con lui, prendo il link di quello, lo mando a tutti gli altri, capito? Questa, però ci porta via altri 10 minuti, però mi sembra che se ne esca. quella strada qui. La strada mi sembra proprio quella. Gliel'ho già mandato e lui sta trafficando per vedere di entrare su Cotesta, però mi sembra di no. Eccolo, eccolo, ce l'ha fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, appena ti vedo ti do i poteri, i superpoteri da relatore. Grazie mille, scusatemi, ma è successo un po' di tutto e quindi Non me lo dire, guarda, vi ho non me fatto lo dire. aspettare. Allora, sono. Guarda, non è nulla. Qui è la settimana maledetta dal punto di vista del digitale. È successo di tutto, di più. Non siamo mai Bene. riusciti a cominciare in tranquillità. Va bene, ti Mi sposto così sulla ringrazio. luce di fronte perché se no sono in controluce. Ecco, ditemi voi quando sono pronto a fare lo sharing. Penso che te sia già pronto, dovresti vedere il Perfetto. condividi pronto, quindi Ecco, share, lo vedo, vado. ti lascio la parola. È inutile che mi presenti Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, sicuramente un grande divulgatore, e ci parlerà dell'esplorazione dello spazio attuale e futura. Ecco, io sto cercando di fare share, vediamo se E ora piano parte. piano arriva, tranquillo, lo stai condividendo, ancora non è arrivato, ma sta per Eccolo. arrivare. Eccolo qui. Va bene, allora, dopo tutti questi sforzi per gestire una bassa tecnologia, vi parlo di alta tecnologia. Speriamo che funzioni meglio nello spazio che nella connessione. Allora, vi vorrei raccontare l'esplorazione spaziale, ma ho anche visto il programma che Vera ha preparato, che è molto ricco, e vi voglio fare non solo informare, ma vi voglio fare un po' sognare. Vediamo se ci riesco nello spiegarvi non solo le cose che state fatte, che sono tantissime, ma soprattutto le cose che rimangono da fare e quali potrebbero essere alcuni sorprendenti aspetti di quello che ci aspetta nel medio-lungo termine. Bene. No, noi siamo in un angolino del cosmo, in un sistema solare in cui il nostro pianeta, questo puntino azzurro, sta fra Venere e Marte. Siamo riusciti con i nostri mezzi negli ultimi 60 anni ad andare ad esplorare tutti i pianeti del sistema solare. Prima siamo stati intorno alla Terra, poi la Luna, poi Marte, Venere. Cioè, alla fine tutti quanti siamo agli chance per Scusa, arrivarci. qualcuno deve chiudere il microfono perché rientra l'audio. Aspetta, lo faccio io. Scusa che guardo chi è. Continuo. E in questo piccolo angolo del cosmo siamo anche riusciti a mandare dei satelliti che sono usciti dal sistema solare, ma tutto questo rispetto all'immensità che ci circonda è poca cosa. La storia dello spazio è una storia recentissima, alcune date, 57, 4 ottobre, la grande sorpresona globale. Un satellite che fa bip bip, lanciato dai sovietici, completamente inatteso, ha fatto un certo numero di orbite intorno alla Terra, creando il panico, specialmente negli Stati Uniti, che pensavano di essere tecnologicamente molto più avanti. Passano solamente, guardate le date, dal 57 al 61, 4 anni dopo, 4 anni dopo, Gagarin, di nuovo un russo, anzi Unione Sovietica a quel tempo ancora, lanciato nello spazio, primo uomo nello spazio. Gli americani si riprendono con la grande determinazione di Kennedy che ha lanciato la missione verso la Luna. Guardate le date, 61-69, 8 anni e l'uomo, un americano, due americani, ha messo il piede sulla Luna. Questa è stata la grande corsa allo spazio, la Space Race, che in questi 10, poi è continuata per un po', ancora 15 anni, ha visto una partenza bruciante dei russi.
una ripresa faticosa degli americani, un sorpasso, gli americani in questo grafico sono gli azzurri, i russi sono i rossi, un sorpasso bruciante degli americani con le missioni lunari, i russi non l'hanno mai fatte. Da lì in poi gli americani hanno sempre, diciamo, avuto un passo avanti perché ormai erano riusciti ad arrivare intorno alla Luna e sulla Luna con i propri uomini. Poi a un certo punto tutta questa cosa si ferma perché la benzina per la corsa allo spazio, che era benzina politica, non scientifica, politica, di dimostrare chi era più forte, più avanzato, più capace di queste tecnologie, di frontiera, in qualche modo smette e i mezzi per dimostrare che è più forte sono stati concentrati su altri ambienti. La proliferazione nucleare è un esempio di dove sono andati grandissimi investimenti, ma questa cosa simbolica dello spazio ha perso un po' di efficacia. Naturalmente lo spazio è continuato e oggi abbiamo, 70 anni dopo, 65 anni dopo, abbiamo una quantità di capacità spaziali pacifiche, diciamo civili, straordinarie. Questa è solo una fotografia, un'immagine fra tante che vi fa vedere cosa si può fare dallo spazio, monitorando per esempio un vulcano. Non è un vulcano a caso, no? È il Vesuvio, sappiamo che il Vesuvio è una caldera attiva e proprio per questo respira, cioè si gonfiano e si abbassano i campi flegrei e corrispondentemente si gonfia e si abbassa la forma del vulcano, e questi sono dei dati interferometrici presi da satelliti italiani, tra l'altro, che operano nello spazio, che misurando l'interferenza nelle onde radar sui 3 centimetri di lunghezza, riescono a monitorare spostamenti verticali dell'ordine del millimetro all'anno, non sto scherzando, un millimetro all'anno, che naturalmente possono essere trasformati in andamenti temporali, iso-ipse, modifiche dell'altezza, diciamo, di certe zone. Qui chiaramente si vedono gli spostamenti che i campi flegrei sulla sinistra e il vulcano sulla destra hanno fatto nel corso di un certo tempo. A me questa immagine dà molta rassicurazione perché mi fa pensare che qualcuno guarda al Vesuvio e se c'è qualche cosa di strano magari ce lo può far sapere. Sapete che il Vesuvio è un potenziale gigantesco problema se tante volte decidesse di risvegliarsi. Benissimo, ma lo spazio oggi sta cambiando. Sta cambiando rapidamente. Questa immagine è un'immagine del 2014, pochi anni fa, in cui si vede un lancio dalla stazione spaziale di piccoli nanosatelliti, alla fine ne ha messi in orbita con questo metodo 28, che sono sparati letteralmente da questo cannoncino a molla. È una molla meccanica, come una volta le pistole con i proiettili di carta, che spara fuori questi satelliti, li mette in orbita per il semplice fatto che la stazione spaziale, essendo già in orbita, basta dare un colpetto e qualsiasi oggetto che la accompagna va in orbita su un'orbita vicina. Tipicamente li lanciano su orbite più basse. Lo spazio sta cambiando rapidamente perché adesso abbiamo dei razzi che tornano a casa, riatterrano in punta, come se fosse una matita che riatterra in punta, no, magari riatterra sul retro, ma comunque difficilissima come operazione. Ma SpaceX, dopo una ventina di tentativi abortiti, ci è riuscito nel Natale del 15, e adesso abbiamo dei razzi che vanno e che vengono. Questo abbatte i costi, permette di riutilizzare i motori, rende lo spazio accessibile a costi via via più bassi. Ma l'obiettivo grande che abbiamo di fronte a noi è comunque l'infinito universo, e se vogliamo essere un pochino più modesti, sulla Luna, ma poi Marte, sulla Luna siamo stati con gli uomini. Andarci con i robot è più facile, no? Perché i rischi sono molto minori, ma con gli uomini, con le donne, con gli astronauti, diciamo, i rischi sono molto maggiori. Sulla Luna torneremo con una base spaziale lunare di cui si sta molto parlando e si sta pianificando in questi anni. Ma l'obiettivo ambizioso è andare per la prima volta su Marte con equipaggi umani. Perché è così importante? Solo per mettere la bandiera, per farci vedere che siamo capaci di fare certe cose? No, c'è un motivo profondo, molto importante. La Luna, dal punto di vista scientifico, geologico, è veramente un pezzo di lava piena di cenere morta, senza atmosfera, con un ambiente molto pesante dal punto di vista abitativo, fa sempre un caldo enorme quando batte il sole, 200 gradi, diventa freddo pazzesco, 700 gradi, 120 gradi Kelvin, parlo sempre più 200 rispetto allo zero, ma
meno 100 rispetto allo zero, quindi escursioni pazzesche. Se per pararvi dal sole sulla Luna vi mettete all'ombra di una collina, congelate istantaneamente, non c'è l'aria che fa la termalizzazione. Una polvere micidiale abrasiva, questa regolite lunare che distrugge le scarpe, gli scarponi, le tute, e si attacca, è quasi impossibile toglierla di dosso. Morale, è un postaccio, anche se si andrà a fare una base lunare. È un postaccio perché è un ambiente completamente avulso da fenomeni legati alla vita, mentre Marte è stato probabilmente riempito da quantità enormi di acqua 3 miliardi di anni fa, poi l'ha persa per motivi che magari poi discuteremo, ed è diventato un grande deserto ossidato. Ma c'è ancora un pizzico di atmosfera irrespirabile perché CO2. Ma il mezzo per cento di atmosfera c'è, ci sono dei venti, c'è della polvere, ci sono, diciamo, delle caratteristiche che lo rendono quasi quasi abitabile con un po' di sforzo. E quindi l'idea di andare su Marte con gli uomini ha un senso, e perché anche c'è l'interesse di capire che cosa è successo a Marte. E questi meravigliosi robot, Curiosity, Ingenuity, Perseverance che la NASA ha fatto, sono fantastici. Però hanno un tasso di apprendimento e di scoperta molto più basso di quelli che gli uomini ancora sono in grado di fare. Quindi una missione su Marte di qualche mese ci darebbe un'informazione che 50 anni di esplorazione marziana non ci avrebbero potuto, non ci hanno ancora dato. Va bene, però per andare su Marte non è un gioco da ragazzi. E qui voglio appunto passare al futuro. Il nostro caro Sole, la stella da cui tutto dipende, dipendiamo noi, la Terra, il clima, l'energia. È però una stella stabile, ma ogni tanto si attiva, manda degli sbuffi di plasma che vengono collegati a delle alterazioni del sistema magnetico del plasma solare. E questa è una sunspot che è grande quanto la Terra, tanto una piccola sunspot, che improvvisamente un certo giorno ha iniziato a sputare fuori una coronal mass ejection, una quantità di protoni, di raggi X legato, di elettroni, che hanno iniziato il loro cammino verso la Terra. Arrivando alla Terra sono stati deflessi dal campo magnetico terrestre, grazie che c'è. Al nord e al sud hanno creato straordinarie aurore boreali, perché da quelle parti loro riescono un po' a entrare fino all'atmosfera. La Terra è stata protetta comunque in modo sostanziale da questo magnete campo magnetico che la circonda. Ma se tutto questo fosse accaduto nella profondità dello spazio profondo, con una missione che viaggiava verso Marte, ci si mette 6 mesi per andare dalla Terra a Marte, che cosa avrebbe protetto questi astronauti da una emissione così violenta di particelle? Tenete conto che l'intensità a cui va questo tipo di flusso di energia e di particelle ionizzanti, se uno lo prende di fronte, lo prende in pieno, può raggiungere, ci sono dei documenti storici, diciamo, tenuti con le rocce e gli alberi del passato, può raggiungere dosi di radiazione così violenta da uccidere una persona in pochi minuti. Se uno non si protegge e lo prende in pieno, sono problemi seri. Poi, naturalmente, questo accade raramente perché spara da tutte le parti, non sempre, però il rischio c'è e non possiamo affrontare un viaggio come quello con un rischio del genere. Noi abbiamo imparato a vivere a lungo sulla Stazione Spaziale Internazionale nello spazio. Questa meravigliosa fotografia non è un disegno, non è un artist's view, è una fotografia della Stazione Spaziale Internazionale completata. Questo oggetto qui in fondo è l'esperimento con cui io ho lavorato tanti anni, si chiama Alfa Magneti Spettrometer, cerca l'antimateria, quindi c'è anche della bella scienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e ospita 6 persone, ma può ospitarne fino a 9 nel momento dello scambio. E qui gli astronauti sono rimasti prima qualche giorno, con ricambi continui, poi 6 mesi, come accade adesso, ma in alcuni casi anche un anno intero. E quindi noi sappiamo stare nello spazio vicino alla Terra per periodi dell'ordine di un anno. L'hanno fatto ormai qualche americano, qualche russo. Qual è il punto però? Al di fuori dell'atmosfera, noi perdiamo una protezione significativa rispetto ai raggi cosmici e alla radiazione solare, perché l'atmosfera, immaginatevi che sia un equivalente di uno spessore di 4 metri di alluminio che ci protegge dalla radiazione che arriva dal Sole. Quindi, oltre al campo magnetico, c'è anche un bello spessore di atmosfera che fa sì che sulla Terra
il tasso di radiazione spaziale, cosmica e solare è ridotto di fattori 100, di fattori 1000. Okay. Lassù però cresce di 40 volte. Cioè gli astronauti nella stazione spaziale senza l'atmosfera, ma ancora col campo magnetico e un po' schermati dal pianeta che occupa metà dell'angolo visivo, dell'angolo solido, e prendono 40-50 volte questa dose. E uscendo dal campo magnetico, andando verso Marte, questa dose aumenta ancora di un fattore 2 o 3, raggiungendo nel periodo di un viaggio verso Marte tipicamente quello che sulla Terra si chiama limite professionale per una persona esposta alla radiazione. Non so, un radiologo, uno che lavora nelle centrali nucleari, dopo 30 anni di lavoro ha un limite che non, un pilota di aerei di alta quota, no? Quelli che fanno le orbite polari, ha un limite di dose oltre al quale deve starsene buono e smettere di lavorare, perché c'è un limite professionale. Gli astronauti che vanno verso Marte lo acquisirebbero in 6 mesi. Questi limiti sono limiti molto conservativi naturalmente, però si incomincia ad avere una percezione che oltre questi limiti la probabilità di avere dei tumori che ti riducono la tua vita di 10-15 anni diventa non più trascurabile, quindi è un problema serio, attualmente ancora irrisolto. Ma senza andare a pensare delle cose così sofisticate come la radiazione cosmica, presente, molto, molto vera, ma andiamo a delle cose ancora più quotidiane. Vi ricordate Luca Parmitano, famosissimo astronauta italiano di origini siciliane dell'ESA, che recentemente ha fatto queste straordinarie EVA, Extravehicular Mission, Extravehicular Activities, in cui ha modificato il nostro esperimento, l'Alpha Magnetic Spectrometer, rimpiazzando letteralmente un pezzo delle pompe che lo tengono freddo, quindi un lavoro eccezionale che rimarrà alla storia. È andato benissimo, ha fatto un lavoro meraviglioso. La volta precedente che è stato in orbita, la volta precedente che quella missione fece una EVA, si trovò in una grana gigantesca. Questo è un casco, il suo casco, con dentro dei goccioloni d'acqua. Lui, mentre stava lavorando alla sua attività esterna, si è trovato improvvisamente bagnato sul volto, sulle orecchie, da una quantità di acqua anomala. Pensava inizialmente di stare sudando. Non dovrebbe accadere questo nelle tute, che sono tute termalizzate, ma l'acqua aumentava e vedeva galleggiare nel suo elmetto goccioloni d'acqua che quando poi toccavano la pelle si attaccavano, perché l'acqua lì prevale la tensione superficiale del liquido, che quindi quando galleggia nel nulla, nello spazio, diciamo, si fa dei goccioloni grandi a piacere. E quando però tocca una superficie, immediatamente la tensione superficiale, specialmente con superfici idrofile, fa spiattellare questo liquido sulla superficie più grande possibile, per esempio coprendoti gli occhi, riempiendoti le orecchie, entrandoti in bocca, nel naso, bloccando i microfoni, gli altoparlanti. Tutto questo, pensateci un attimo, senza che lui potesse usare le mani per pulirsi la faccia, le mani erano belle che bloccate all'interno dei guantoni e dei bracciali della tuta. Per farla breve, Parmitano, Luca ha rischiato di morire affogato in mezzo bicchiere d'acqua nello spazio. Detta così sembra una barzelletta. È quello che è successo. Perché è successo? Perché un componente, una piccola valvola che posta dietro la testa dell'astronauta, che controlla questi fluidi, ha iniziato a perdere come un rubinetto rotto. E in poco tempo ha perso questo mezzo litro, ma neanche forse una bottiglietta d'acqua equivalente, che ha rischiato di mandare al creatore Luca Parmitano. Perché ho tanto sottolineato questo aspetto? Perché mette a fuoco un problema serio. In un sistema come questo, che è fantastico, che ha 1.000 e 100.000 pezzi che lavorano assieme, connessioni, cavi, testati al massimo delle capacità, delle competenze, dell'intelligenza degli ingegneri della NASA, dell'ESA, di tutti i russi, di tutti i partecipanti, bene, aveva in qualche modo sottovalutato questo particolare tipo di failure, che si rompesse una valvola nella tuta dell'astronauta e che in quelle condizioni la portasse, diciamo, a soffocare. È una cosa che è successa, quindi l'avessi anticipata, potevo sbagliarmi, ma essendo successa è un fatto. Cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo un problema gigantesco andando nello spazio, ma in realtà ci deriva dall'industria sulla Terra, che quando produciamo degli oggetti li possiamo fare più o meno affidabili, più o meno precisi, dettagliati e testati, ma non sono mai perfetti. E
E prima o poi può succedere che in condizioni magari inattese si rompano, oppure si rompono per la loro età o perché sono addirittura programmati per rompersi, perché sappiamo che l'industria ha bisogno di questo tipo di ricambio di mercato. Non facciamo invece quello che la natura fa sempre. La natura non produce mai oggetti che si rompono, produce solo oggetti che si riparano. Dal nostro corpo, in cui tutte le volte che ci feriamo fa una cicatrice e poi la ferita si ripara, le malattie contro cui il nostro sistema immunitario ci protegge nei limiti del possibile, naturalmente, ma sappiate che in ogni istante, mentre stiamo parlando, le pochi raggi cosmici che stanno colpendo le nostre cellule, pochi, e magari rompono una catena di DNA o un pezzo di qualche molecola nelle nostre cellule, le cellule rivelano questo tipo di rottura e cercano di ripararlo con opportune proteine in un meccanismo atavico che viene da molto molto lontano, ma che l'evoluzione delle specie, delle cellule in questo particolare caso, li ha portate a sviluppare un metodo di autoriparazione perché anche le cellule una a una si riparano e quando falliscono sostanzialmente alzano la bandiera rossa e vengono eliminate. Perché non c'è più niente da fare, il sistema ha smesso di funzionare. Questo per dire che la natura fa solo sistemi che si viventi, che si autoriparano, piante, animali, è sempre così. Noi no. Per cui adesso quello su cui capito questa enorme differenza fra la tecnologia contemporanea e quella che ci serve ad andare nello spazio, è chiaro che vi do dando l'informazione che la valvola del casco di Parmitano avrebbe dovuto ripararsi da sola, cioè tutti i sistemi che mandiamo nello spazio dovrebbero rivelare il problema, la rottura e ripararsi da soli, perché solo in quel modo posso fare i sistemi di complessità arbitraria e ancora pensare e sperare di poterli gestire, se no prima o poi qualche stupidaggine colossale viene a galla, il caso di Parmitano lo mostra chiaramente. Bene. La natura di fatto ci ha ispirato tantissime volte nella storia della scienza, della tecnologia, come sorgente di idee. Pensiamo, per farla semplice, simbolico, all'ala di Leonardo, no? Con tutti i suoi studi sugli uccelli, tutti poi i tentativi nei secoli seguenti di creare uomini con le ali di uccello, il mito di Icaro, tutti falliti perché noi non abbiamo potenza sufficiente nelle nostre braccia, neanche il più allenato. Diciamo, atleta lo può avere per poter esprimere quell'energia che serve per un'ala battente, per portare in volo una persona che pesa 70, 80, 90 kg. Quindi non può funzionare, ma provando e riprovando e sbagliando, alla fine abbiamo inventato gli aerei. E ormai facciamo i fratelli Wright e dopo quello che è seguito, con l'ala fissa e il motore, che sono due concetti, diciamo, che la natura non ha, però noi dagli abbiamo in qualche modo inventati. Oggi facciamo aerei che portano 500 persone, aerei che portano altri aerei. Vediamo qua lo shuttle trasportato sopra un Boeing. E questo dimostra che prendendo ispirazione dalla natura, noi abbiamo avuto enormi, diciamo, possibilità di migliorare una natura che si era ottimizzata per certi scopi, mentre noi è interessato a fare dei passi in avanti. Bene, d'ora in poi adesso vi parlo quante cose la natura può ancora riservarci. Quello dell'autoriparazione, ve l'ho detto, è talmente evidente che ci manca questa dimensione. Si stanno incominciando a fare dei materiali autoriparantisi. Questo è uno schema per darvi un'idea di come funzionano. Uno prende un materiale, lo riempie di microscopiche palline con una colla di due componenti, quando arriva il colpo di coltello, di accetta che lo rompi, il crack che lo rompi localmente, rompe anche queste palline distribuite casualmente e se si mettono assieme i due componenti della colla si crea una sorta di crosta che blocca l'apertura di questa fessura. Questa è un'idea, un concetto, ma per darvi un'idea è molto più semplice ovviamente di quello che accade quando noi ci feriamo. E abbiamo tutto quel meccanismo complicatissimo del coagulo, della crosta che poi si fa la pelle, naturalmente non è confrontabile, ma è un primo tentativo concettuale di creare delle cose che si autoriparano. Guardate dove sarebbe stato utile avere una cosa del genere. Durante la costruzione della stazione spaziale, quando si sono aperti e allungati i grandissimi pannelli solari che la caratterizzano, a destra e a sinistra avete visto quelle gigantesche strisciate color rame. Bene, hanno notato che ce n'era una che si era aperta, che si stava creando una crack, diciamo, enorme, che se si continuava a tirare avremmo probabilmente distrutto un pannello solare e la stazione spaziale non può operare senza energia.
Houston, we have a problem. E la risposta è stata, letteralmente, trovatevi questo non era previsto naturalmente, trovatevi ago e filo e andate a cucire. Sto parlando sul serio. Quindi hanno messo un astronauta su un'estensione che stava attaccata al braccio più lungo robotico per spingere questo povero astronauta in una zona in cui mai sarebbe dovuto andare. Perché con ago e filo, non so che tipo di filo, non so che tipo di ago, sostanzialmente ponesse fine a questa apertura di questa fessura, cucisse assieme i due pezzi per permettergli di, diciamo, continuare l'apertura dei pannelli solari. Questo è successo, tanto per cambiare, e la risposta è stata abbastanza grossolana. Se avessimo avuto un sistema autoriparatesi, probabilmente avremmo guadagnato un sacco di tempo, di rischi e di qualità del lavoro. La natura ha delle caratteristiche incredibili ancora oggi, no? Siamo in un mondo ipertecnologico, facciamo telefonini cellulari che contengono la potenza di un supercomputer, automobili, razzi, però rispetto a quello che fa la natura siamo ancora spesso ai primi passi. Sappiate che uno dei materiali più duri, hard, duri che esistono al mondo, lasciamo perdere il diamante naturalmente, che è un elemento addirittura, ma come materiale che possa essere plasmato, costrutto, realizzato, uno dei più duri materiali del mondo, sono i dentini con cui le cozze si attaccano alle rocce marine. Da cui il nome cozza, no? Cozza anche perché uno sta attaccato e non si molla mai. Questi dentini, che sono attaccati al più semplice mollusco di cui abbiamo nozione, sono di una durezza strepitosa, battono la maggior parte dei materiali artificiali fatti con componenti metallici o altre cose. Oppure pensiamo alla tela del ragno. La tela del ragno ha delle caratteristiche veramente notevoli, perché a parità di in questo modo riesce ad assorbire l'enorme quantità di energia che l'insetto cede alla tela e che sfonderebbe la tela se la tela non avesse capacità elastiche assorbenti, dissipative di tipo elastico. Questa è una cosa che la natura ha sviluppato e tutte le volte che buttate giù una tela di ragno, pensate a quello che ha fatto il ragno per creare quella tela e quello che quella tela contiene da un punto di vista strutturale. Bene, oggi siamo in grado di simulare le tele di ragno con il computer, filo per filo, capire quando si rompe, quando si tende, come si deforma. E sappiamo anche costruire dei materiali che hanno al loro interno dei nodi, dei nanonodi, che permettono di realizzare esattamente quella configurazione in cui tirando il nodo si strisce, si sfà, si allunga e facendo questo assorbe energia che viene dissipata. Immaginatevi questo cosa può servire, tutti i sistemi di protezione dalle pallottole, no? Le armature che si possono mettere addosso, hanno un problema di prendere l'energia del proiettile e frammentarlo in tanti pezzettini e assorbirne l'energia senza che venga sfondata e possa ferire la persona che gli sta dietro. Bene, un materiale che ha tanti nodi per unità di volume può dissipare quantità enormi di energia deformandosi e quindi la capacità di assorbimento diventa molto, molto più grande. È l'idea del ragno e della tela. Questo elicottero vi può sembrare familiare perché è il prototipo di quello che ha volato su Marte non più di un paio di mesi fa. Questa è una ricostruzione del volo su Marte e sapete che è stato fatto dalla NASA, un enorme successo, è l'analogo dei fratelli Wright, ma su un altro pianeta, il primo volo di un oggetto artificiale su un pianeta che ha una densità atmosferica 0,5%, 5 per 1000, 7 per 1000 di quella della Terra. Per fare una cosa come questa ci sono voluti materiali molto particolari perché le pale di questo elicottero devono essere molto grandi, leggere e girare velocissime per poter sfruttare quella poca atmosfera che c'è. E quindi il carbonio, ma soprattutto le forme del carbonio più avanzate,
il grafene, i nanotubi sono stati usati per fare quelle pale così speciali perché devono girare velocissime, quindi forze, diciamo, di trazione centrifuga violente e contemporaneamente molto leggere perché devono essere parte su Marte, ogni grammo pesa. Ecco, questo tipo di materiali oggi la natura, sappiate che il grafene oppure i nanotubi li create ogni volta che accendete un fiammifero, bruciate un po' di legno nel caminetto, naturalmente lì sono mescolati con mille altri composti del carbonio. Però diciamo il grafene è una delle tante forme in cui il carbonio si organizza sotto opportune condizioni. Altro problema, il problema dei micromete, delle micrometeore, meteore, e la spazzatura spaziale. Questa è un'immagine un po' carica perché le cose non sono a scala di quanti satelliti abbiamo intorno alla Terra. Funzionanti 1500 grosso modo, non funzionanti 4-5 mila, molti di più, e poi c'è una pletora di centinaia di migliaia, dipende dove ci fermiamo con le dimensioni, i frammenti, mi pare di ricordare, sono 30-40 mila fino a qualche centimetro, diventano 700 mila andando a pochi millimetri. Perché, diciamo, mi tratto e considero cose di dimensione centimetrica? Perché tutta sta roba va a ipervelocità, non si sta in orbita se non si ha una velocità rispetto alla Terra di 7, 8, 9 km al secondo. E ogni tanto ci sono anche dei debris che vanno contromano, perché ai tempi gloriosi della Space Race i russi hanno messo anche in orbita, ma non solo i russi, dei satelliti contromano. Quindi abbiamo delle velocità relative andando in un senso e andando nell'altro, che possono raggiungere 15-16 km al secondo. È tantissima energia. Ricordatevi che un jet, un caccia che rompe il muro del suono va a 1100 km all'ora, cioè 300 metri al secondo. Ed è una cosa abbastanza straordinaria. Sulla Terra si arriva a Mach 2, 2,5, ma in condizioni particolarissime. Siamo a 600-800 metri al secondo. Nello spazio, sotto i 8 km al secondo, non c'è niente, non starebbe in orbita. E qui tutta sta roba, anche se piccola, è tremendamente energetica se non ci sbatte contro con la direzione e l'impatto sbagliato. Guardate una pallina di 1,2 cm di alluminio, cosa fa quando si scontra a ipervelocità con una parete di 18 centimetri. La pallina che vi mostro non è certamente quella che ha fatto il buco, naturalmente, ma quella che ha fatto il buco ha praticamente perforato 18 centimetri di alluminio che ha iniziato a craccarsi dall'altra parte. Non l'ha bucato, ma lo ha deformato in modo violento. 1,2 cm. E perché a 6,8 km al secondo c'ha la bellezza di 56.500 joule. Come ci si fa a difendere da queste cose? Perché nello spazio sono presenti. Uno se può levita, ma quando sono così piccole deve sviluppare dei sistemi che assorbono e dissipano l'energia, un po' come nel caso della tela di ragno, ma con caratteristiche un po' diverse. Devono essere dei sistemi multistrutturati, e noi li realizziamo con sistemi complessi di carbonio, di supporti interni, ma è interessante osservare come la natura ha già fatto gran parte di questi studi nei milioni o centinaia di milioni di anni in cui si sono sviluppati certi insetti. Lo scarafaggio, lo scarabeo, questo che vediamo nella fotografia, ha una corazza pazzesca. Noi sappiamo che può sostenere non so quante centinaia di volte il suo peso perché è strutturata in modo particolare. È un'armatura a tutti gli effetti e non può essere sfondata, diciamo, da altri insetti perché trovano una resistenza eccezionale. Guardate questa. Diciamo filmato perché la natura fa delle cose che uno se non ci pensa un attimo non ci aveva mai pensato. C'è questa scarafaggio bombardiere che ha un conto sospeso con le formiche rosse. Per risolvere questa competizione in cui loro vogliono mangiarselo sostanzialmente, lui vuole difendersi, la natura l'ha dotato di una capacità di sputare fuori dall'addome un liquido ad alta temperatura fortemente corrosivo, sotto pressione. Poche gocce di questo liquido ad alta temperatura fortemente corrosivo stendono le formiche rosse e lui può andarsene via. Un modo veramente incredibile di difendersi dalle formiche, la natura l'aveva fatto. Se uno va a vedere come è fatta la camera di combustione, a tutti gli effetti, questo è un prototipo di razzo, no? Una camera di combustione
scopre che è una cosa leggera ma resistentissima perché è strutturata con tanti micro elementi che danno una resistenza, in questo caso all'espansione, non tanto alla pressione quanto all'espansione, per creare appunto una camera di combustione che resiste a temperature elevate, a pressioni elevate e può fare quella reazione chimica che è alla base di quel particolare getto. Ecco, i materiali compositi che noi facciamo rispetto a queste strutture sembrano ancora giochi da ragazzi. Nello spazio, una cosa che è molto importante è creare strutture grandi e non possiamo lanciarle grandi, le possiamo espandere quando sono nello spazio, per esempio abbiamo visto celle solari, ma anche abitazioni gonfiabili, cioè sono tante idee in cui le strutture possono essere foldable, espandibili, ma poi magari le vogliamo fare anche unfoldable per rimetterle assieme. Ora noi siamo abbastanza bravi a gonfiare, a espandere, ma non sappiamo ricompattare. Guardate cosa fa invece una banale coccinella quando spicca al volo, no? Vedete questo guscio con i famosi puntini neri, si prepara per partire col suo volo, apre il guscio e delle bellissime ali si accartocciate, si espandono e lei prende il volo. Quando poi atterra, queste ali si riaccartocciano, esattamente come erano prima. E si chiude la copertura fornita dalle parti colorate. Ecco, una cosa come questa noi ancora non sappiamo come farla, non tanto la coccinella che è complicata di suo, ma riaccartocciare in modo ordinato qualche cosa che abbiamo scartocciato perché si è esteso e si è espanso, è qualche cosa che la natura fa molto bene, noi siamo ai primi passi. Altra cosa che dobbiamo imparare, da cui abbiamo molto da imparare, l'ISRU, che vuol dire In Situ Resource Utilization, tradotto in una cosa più comprensibile, prendere qualche cosa dal nulla, nel senso siamo in un posto remoto, nello spazio profondo, su un pianeta o inospitale, e abbiamo bisogno di acqua, di energia, di materiali di un certo tipo, dobbiamo cercarli dove sono lì, non sempre ce li possiamo portare dietro. Per esempio l'acqua. L'acqua è una cosa essenziale, su Marte c'era, ma ce n'è ancora, ma in profondità, in forma di ghiaccio, non è che la troviamo con un ruscello che scorre sulla superficie. Bene, la natura ha sviluppato anche la capacità di prendere l'acqua dall'aria. Questi scarafaggi, sempre loro, no? Sono scarafaggi della Namibia. La mattina vanno su alcune colline del deserto in cui vivono, deserto secco, e mettono letteralmente il culo all'aria, sedere all'aria, perché l'aria umida che viene dal mare, toccandoli, insomma, scivolando sul loro corpo, rilascia l'acqua che è all'interno di quest'aria. E loro prendono la goccia, se la bevono, e per loro quelle 2 o 3 gocce che prendono la mattina gli basta tutta la giornata, no? Un'ottimizzazione delle risorse straordinarie. Come diavolo succede che loro sono in grado di estrarre l'acqua dall'aria? Beh, andando a vedere la loro struttura, beh, vediamo quest'altra superficie che è una cosa analoga. Superfici che si autopuliscono, abbiamo un po' imparato a farle. Guardate questi pannelli solari su Marte coperti di polvere, un colpo di vento, la polvere se n'è andata, no? Queste proprietà delle superfici, oppure l'effetto Lotus, che invece lì l'acqua non si attacca mai, il loto è sempre pulito perché sostanzialmente l'acqua con i suoi carichi di eventuali, diciamo, materiali pollutant, insomma, inquinanti, non si attacca al loto. Tutte queste capacità di attrarre l'acqua, di respingere l'acqua, di attrarre la polvere, di respingerla, sono legate a proprietà delle superfici e sono poche decine di anni che noi sappiamo controllare e utilizzare le proprietà superficiali dei vari materiali per fare esattamente questo: idrofilo, idrofobo, capace di attrarre o respingere la polvere. Imparata la regola, siamo riusciti ad applicarla, che la natura ha sviluppato nel corso degli anni, utilizzando le leggi della fisica, naturalmente, oggi sappiamo fare molte cose artificiali, anzi,
diventano anche migliori di quelle naturali perché riusciamo a controllare certi particolari processi in un modo molto avanzato. E qui è un esempio di imitazione della natura nel settore delle nanostrutturazioni delle superfici. Altro esempio notissimo, il velcro. Vi ricordiamo che il velcro è nato prima delle nanotecnologie, è nato quando qualcuno si è accorto che questi dispettosi semi di certe piante che si attaccano ai calzini quando uno va in campagna, si attaccavano perché? Perché intelligentemente erano fatti da ganci rotti che facilmente si agganciano con un tessuto continuo come quello dei calzini. E quindi questo sistema di ganci rotti messi più o meno a caso, ma che ricoprono superfici ampie e che si mettono in contatto più o meno a caso, ma con una struttura che invece non sono ganci, ma sono, se vogliamo, nodi o cappi, hanno creato il velcro che è stato poi utilizzato dappertutto, anche nello spazio. Questo, diciamo, grazie all'acutezza di qualcuno che si è accorto che la natura, questo problema di elementi che si chiudono, che si aprono con facilità, in modo con della casualità che però diventa ordinata quando una costruisce in un certo modo, è la base ormai di moltissime applicazioni negli abbigliamenti, anche nello spazio. Ma ci sono tantissime altre cose. Pensiamo al geco. Il geco, come vedete da questo video, è capace di attaccarsi praticamente a qualsiasi superficie e una volta che si attacca, resistere a un tentativo di distacco che raggiunge 4-5 volte il suo peso. Questo video si ferma, non lo spaccano, ma questo geco non si sta staccando. È bello lì tranquillo, tiene con le sue dita contro una superficie che sarà o plastica o vetro. Come diavolo funziona? Non ha unghie, non ha niente. Beh, guardando attentamente la struttura delle dita del geco, guardatele qua in alto a destra, sono queste dita, sono guarda caso 5, hanno queste strutture come se fossero delle cose tattili molto sottili, le ingrandiamo a 10 micron, c'è una struttura sottile, la ingrandiamo a 1 micron, ci sono ancora, la ingrandiamo ulteriormente, cioè 2 micron, poi 1 micron, e vediamo questa infinità di filamenti che terminano con dei piccolissimi pedicilli di dimensioni submicrometriche. Stiamo parlando di centinaia di nanometri. Bene, quello che fanno queste zampe incredibili, queste punte delle dita incredibilmente segmentate, letteralmente mettono in gioco le forze di van der Waals fra i propri atomi sulla punta di questi filamenti e i corrispondenti atomi che trovano sul materiale in questione. Le forze di van der Waals sono forze attrattive a breve distanza. Sono quelle che poi hanno un ruolo molto importante naturalmente nella chimica, no? Bene, se io riesco, perché non mi attacco se io metto la mia mano sul tavolo? Perché in alcuni punti il contatto c'è, ma la maggior parte della struttura grezza, rozza della superficie della mia pelle non è accoppiata con la fine struttura del materiale a livello atomico, mentre questi oggetti di fatto hanno dimensione di poche decine o centinaia di atomi e quindi riescono uno alla volta a toccare a sufficientemente vicino un'area sufficientemente piccola da far sì che le forze di van der Waals reciproche predominino sulla distanza, che le renderebbe trascurabili. E grazie a questo il geco riesce ad attaccarsi su legno, su malta, su cemento, su vetro, dappertutto. Perché le forze di van der Waals sono sulla superficie di tutti quanti gli atomi. Poi è interessante osservare che la forma delle sue dita e gli angoli con cui si attacca, e quando io cerco di strapparlo, questi angoli vengono in evidenza, sono dovuti a un'ottimizzazione delle forze, caratteristica dell'ingegneria. Dei punti di contatto. Noi troviamo questo tipo di ancoramento caratteristico anche come si chiamano, nelle reti dei ragni. I ragni come si attaccano ai muri? Con sistemi come questi, che hanno una similitudine molto forte, che sono ottimizzati nella segmentazione negli angoli per rendere la parità di materiale utilizzato enormemente, diciamo, tenaci nel loro distacco, perché sono degli angoli ottimali per fare un ancoramento di rete.
Una cosa che oggi diciamo, tutti quanti ci riempiamo la bocca è l'additive manufacturing. Ormai stiamo capaci di stampare sistemi in cui la meccanica, i tubi, il passaggio dell'aria si integrano in un modo eccezionale. Pensate com'era una volta un giunto come questo, lo pensiamo oggi, ottimizzato, oltre ogni dire, stiamo facendo dei passi importantissimi verso quello che la natura fa da sempre. La natura non ha mai fatto un osso dritto. Ha sempre fatto delle ossa complesse, ma adattate alla loro funzione. Ecco, noi ci stiamo avvicinando qualche centinaio di milioni di anni dopo a una capacità che incomincia ad assomigliare alla natura. Quello che ancora non sappiamo fare, non sappiamo creare forme di vita, anche se ci stiamo avvicinando con tutti gli studi sul DNA. Bene, sappiate, la natura ha nelle sue tantissime forme di vita, ne ha alcune che resistono anche allo spazio, i licheni. Se vanno nello spazio non muoiono, diventano secchi, ma poi possono essere reidratati. Il plankton sono degli animaletti complessi, li vedete? Bene, anche loro riescono a sopravvivere per lunghe esposizioni spaziali. I batteri non se ne parlano, le spore sono fatte apposta per rimanere a lungo in condizioni secche senza perdere capacità germinative. Quello che mi colpisce sempre sono i tardigradi. Questo animale in fondo a destra, che ha le sue belle sei zampe e in ogni zampa ha le sue cinque dita, che ha una specie di bocca, c'è un apparato digerente, quindi c'è anche una parte, diciamo, di espulsione, è grande circa mezzo millimetro e vive praticamente nelle pozzanghere, nelle gocce d'acqua. Se vi piace questo tipo di animale, sappiate che una gocciolina d'acqua che ne può ospitare migliaia non vuole molto da mangiare, gli basta star lì un po' di acqua e se l'acqua evapora, lui si accartoccia e si disidrata, sta buono buono finché non gli dai un'altra goccia d'acqua e lui si riapre e ricomincia a funzionare. Questo animale, che si è sviluppato in condizioni ancestrali molto particolari, ha tutta una serie di caratteristiche veramente uniche. Lo chiamo animale, in realtà è un micro, come si potrà chiamare? Non è un insetto, ma è qualcosa di un microorganismo, forse il termine giusto è questo. Ha una resistenza alla radiazione straordinaria perché la sua biologia, il metabolismo che lui ha è diverso da moltissimi altri microorganismi e questo fa sì che ha delle proteine diverse dagli altri, per cui ha una resistenza alla radiazione importante. Riesce a resistere a lungo nello vuoto perché perde l'acqua al 98-99%, si svuota completamente di acqua. E ha dei tipi di materiali al suo interno che gli permettono comunque poi di rigonfiarsi, tornare a quello che è, e resiste al vuoto, resiste alla radiazione, resiste anche a temperature estreme non male. Morale, sembra fatto apposta per fare i viaggi spaziali. Quando l'hanno capito, tutti quanti hanno pensato, ecco, questi sono gli alieni arrivati sulla Terra. Poi in realtà la spiegazione, come sempre, era più semplice, si è sviluppato in condizioni di assenza di ossigeno della terra primordiale, che l'ha fatto, così come lo vediamo adesso, particolarmente resistente a condizioni che per tutti gli altri esseri viventi sembrano essere proibitive. Ecco, la natura fa anche sistemi viventi che in condizioni ibernate opportune possono andare nello spazio a lungo. Il colpo finale è questo dell'immortal jellyfish, la Turritopsis dorni. È una piccola medusa, dimensioni centimetro, quello che è, vive nel Mediterraneo a casa nostra. Chissà quante volte l'abbiamo vista senza accorgercene, mezzo centimetro di dimensioni, ha una caratteristica veramente straordinaria. Quando percepisce nell'ambiente una condizione inospitale, manca il cibo, la temperatura diventa anormalmente alta o bassa, capisce che sta per schiattare, overnight, muore, rilasciando delle planule, dei frammenti di se stessa che contengono tutto il DNA che lei ha, cioè lo stesso DNA, che si rimpiantano come polipi, quindi collegati al terreno, e a un certo punto nel suo sviluppo torna a una medusa, prima immatura e poi matura, avendo esattamente lo stesso DNA. Non è una riproduzione. È una self-distruzione apparente, ma che mantiene l'informazione genetica e che si ripropone quando le condizioni di abitabilità sono più adatte e quindi prima
diventa da un animale galleggiante nell'aria, un animale ancorato sul fondo marino, e a un certo punto, se le cose sono promettenti, si stacca e ricomincia come medusa. Ma se io guardo la medusa adulta, prima che si decomponga e dopo questo ciclo e le confronto, non vedo assolutamente nessuna differenza. Ecco perché si chiamano immortali, no? Quindi questi tipi di esseri viventi di fatto sarebbero ideali per guidare delle missioni spaziali che durano 1.000 anni, perché alla fine avremo sempre lo stesso pilota, anche se nel frattempo è stato riprodotto, rigenerato 50 volte. Bene, tutto questo è un po' per farvi immaginare quante opportunità ancora possiamo estrarre dalla natura. Sono alcuni esempi più eclatanti, ma in realtà ci sono tantissime altre idee. Ecco, forse con questo tipo di suggerimenti possiamo andare un po' più lontano della piccolissima distanza che abbiamo percorso fino adesso. Vedete qua il sistema solare? Bene, questa parte qui è l'eliosfera che si estende fino a una zona di circa 110 unità astronomiche, vale a dire 110 volte il diametro e la distanza Terra-Sole. A questa distanza la bolla di plasma solare smette di avere l'energia sufficiente a espandersi e si ferma come un'onda del mare che va sulla spiaggia contro lo spazio, il volume del plasma interstellare è dovuto alle stelle vicine. Ogni stella ha il suo plasma di bolla di riferimento, e poi quando si esce dalla bolla di riferimento abbiamo tutta una complicata interazione di campi magnetici, di materia, che venti stellari e così via. Noi siamo usciti dalla eliosfera solare, e ci abbiamo messo 35 anni con i satelliti Voyager, ci è avuto un sacco di tempo. E adesso siamo arrivati praticamente a questa zona di interazione in cui si possono vedere, sentire e annusare, se vogliamo, i plasmi di altre stelle. Ma rispetto a questa dimensione, se noi andiamo avanti, 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 radialmente in uscita, prima di incontrare un'altra stella e quindi possibilmente altri pianeti, dobbiamo avere la bellezza di un percorso che di unità. Di unità solari, non è a sulla Terra Sola, di Astronomical Units Terra Sole, non è a 100 come qui, ma la prima stella, se potete vedere, va a circa, scusate, fatemelo vedere un attimo, non voglio dire una cosa sbagliata, a 4 anni luce, che corrispondono alla velocità con cui si muove adesso uno dei nostri satelliti, a 80.000 anni di percorso. Un tempo che neanche la Turritzopsi, diciamo la nostra piccola medusa, sarebbe in grado di affrontare a cuor leggero. Bene, la domanda adesso che mi pongo, benissimo, il seminario è finito, non ce ne arriveremo mai, chiudiamo i libri, tutto il resto dell'universo, diciamo, sarà per noi proibitivamente lontano. Voglio farvi riflettere sul fatto che non è detto che sia così. Perché è vero che la stella più vicina, Proxima Centauri, Alfa Centauri, stanno a 4,2 anni luce, che vuol dire una distanza non percorribile con i mezzi attuali. Ed è vero che lo spazio e le stelle che lo compongono è pieno di pianeti, e alcuni pianeti assomigliano alla Terra, e quindi magari se potessimo andare su altre stelle, avremmo la possibilità veramente di trovare prima o poi un pianeta analogo per ospitarci. Questo tra l'altro è un esempio di quanto è cambiato in questi pochi anni la nostra comprensione dei pianeti che girano intorno a stelle vicine. Tutte le stelle ne hanno chi una, chi due, chi 10, e sappiamo osservarli con una capacità e una finezza sempre minore. Qui sono dati veri rimessi in un'animazione che mostrano come il cielo pullula di pianeti extrasolari che appartengono alle stelle che noi riusciamo ad osservare. Proviamo ad arrivarci. Come ci va nello spazio? Bisogna andare veloci. Quanto veloci?
Allora, in un secolo noi siamo andati da una velocità di circa 12 metri al secondo a 17.000 metri al secondo, un fattore circa 1000. Cosa sono i 12 metri al secondo? Guardate, il 12 metri al secondo, no, non c'è. È la velocità di una macchina da corsa dei primi anni del secolo scorso, quindi insomma un cavallo che corre grosso modo, 17.000 metri al secondo è invece la velocità dei satelliti tipo Voyager, un fattore 1000. In un secolo. Possiamo fare meglio? Beh, il limite fisico che abbiamo è la velocità della luce, che è circa 20.000 volte più alto di questo valore di 17 km al secondo. Abbiamo un fattore 20.000 in linea di principio di velocità a cui possiamo spingerci, perché il limite fisico vero è 300.000 km al secondo. Come facciamo ad arrivare a delle capacità di velocità, di spinta che porta a velocità così alte? Allora, guardate che la propulsione chimica, quella dei razzi, è cambiata poco nei secoli. Dai cinesi ad oggi la velocità relativa sono sempre chilometri al secondo come valore massimo raggiungibile. Infatti i razzi che vanno in orbita vanno 7-8 km al secondo spinti da reazioni chimiche. La chimica ci può portare a Marte, ma non alle stelle. Lo stesso vale, dopo un po' di analisi, per le vele solari, i motori a ioni, l'energia nucleare termica, l'energia nucleare di fissione, l'energia nucleare di fusione, tutte, diciamo, modi di spinta che non ci portano rapidamente lontano. Perché per avvicinarci significativamente a C ci serve una velocità relativa simile a C. Ci sono solo due metodi noti. Uno, usare antimateria che si annichila e butta fuori energia, che di fatto sono fotoni che vanno alla velocità della luce, ma è un po' complicato fare questo. Oppure l'energia direzionale, che suona strano, ma di fatto sono laser. Laser di potenza che illuminando una superficie di fatto la spingono. L'antimateria non è una cosa che possiamo, diciamo, gestire in quantità importanti nei prossimi decenni, mentre i laser sì, sono qualcosa che facciamo e facciamo regolarmente. Bene, ci sono degli studi che sono sviluppati negli Stati Uniti in particolare, che usando delle sottilissime vele solari, attaccandoci un microscopico satellite, un pico satellite, un femto satellite, qualcosa che è grande un millimetro per un millimetro ed è un circuito integrato contenente varie cose. Bene, questo sistema, immaginate di metterlo in orbita, metterne tanti in orbita e poi illuminarli con un laser di potenza. Questo è un esperimento di laboratorio che dimostra come la pressione della luce solare, della luce, qui è luce all'infrarosso, se sufficientemente intensa, spinge. Non è molto efficiente energeticamente, ma l'effetto c'è, guardate questo specchietto, spinto da un intenso laser all'infrarosso. Lo vediamo piano, è su una rotaia ad aria di sospensione e viene spinto e lo vediamo piano piano accelerare. Nello spazio, se io faccio l'accelerazione per alcuni minuti, dopo un po' va bello veloce. Ecco, se faccio un laser 100 volte, 1000 volte più potente, nulla impedisce che questo oggetto a un certo punto possa arrivare a velocità confrontabili con quella della luce. Ebbene, qualcuno ci sta provando a fare queste cose. Fatemi un attimo saltare queste cose. Beh, qualcuno ci sta provando a fare queste cose. Perché l'idea di sparare verso Alfa Centauri questi sorta di soffioni, no? Questi semini attaccati a una vela solare per spingerli verso Alfa Centauri, hanno fatto due conti e in 3-4 minuti di spinta con un laser molto potente, ma compatibile con le risorse sulla Terra, potrebbe essere piazzato nel deserto del Sahara, avere una base di acquisizione di pannelli solari di 1,2 km di lato, quindi cose grandi, enormi, ma comunque non impensabili. Potrebbe sparare in orbita un fascio così intenso che quando queste sorte di soffioni prendono in pieno questa spinta e la subiscono per circa 3 minuti, prima che arrivino verso Marte già hanno raggiunto una velocità che è 0,2-0,3 volte la velocità della luce. Quindi è qualcosa che sulla carta perlomeno non è impensabile. A quel punto in 4,2 per 3 volte, quindi 12-13 anni, arriverebbero su Alfa Centauri, farebbero un'eventuale fotografia di Alfa Centauri vista da vicino col suo satellite roccioso
e la rimanderebbero indietro con onda elettromagnetica, in 20 anni avremo il selfie più lungo della storia. È un progetto difficile, ambizioso, ai limiti della capacità tecnologica, ma è bello pensare che qualcuno ci sta provando e così come abbiamo fatto l'LHC, lo shuttle, siamo andati sulla Luna, facciamo i telefoni cellulari che sono potentissimi, non è impensabile che prima o poi qualcuno riesca a portare a buon fine questo tipo di progetti, che tra l'altro è sostenuto da finanziamenti privati. La Breakthrough Foundation ha investito 100 milioni di dollari per realizzare questo tipo di strumento, di metodo di viaggio. E quindi io con questo finisco. Alcune delle cose che vi ho raccontato le ho scritte anche sul mio libro La prima alba del cosmo. Se siete interessati lo trovate in libreria. E questa che sto mostrando in questa immagine è la famosa astronave di Passengers. Vi ricordate quel film di qualche anno fa, che era proprio basato sul fatto di creare una mega astronave in grado di ospitare 5.000 coloni diretti verso un pianeta lontano che avrebbe viaggiato alla sua velocità per 150 anni, tutta gestita da un supercomputer che aveva le caratteristiche di autogestire tutti i problemi che si creavano e di riparare tutte le failure, tutte le difficoltà di questa astronave per garantire che per 150 anni operasse senza il controllo umano, perché è impensabile di avere dei piloti che gestiscono un viaggio di questa lunghezza. Con questo riferimento al cinema vi lascio e sono disposto a rispondere a qualche domanda. Allora Roberto, ci hai davvero fatto sognare, ma sognare collegando elementi scientifici Pronto? provengono. Io ti sento Roberto, te non ci senti? No, ora l'ho acceso però. Roberto, ci senti? Non vi ho perso, no? Tutto bene? Ok, allora Non stavo ti dicendo. sento. Non ci senti, e non Ah, perché non ci no, senti? è colpa mia, avevo messo l'audio basso, scusami. Niente, ti dicevo, ci hai fatto davvero sognare, ma soprattutto ci hai fatto sognare collegando degli elementi scientifici che provenivano da varie scienze. Questo ci ha veramente fatto piacere perché la nostra è una scuola interdisciplinare, gli insegnanti hanno lauree, vengono hanno estrazioni culturali molto diverse e soprattutto secondo me ci hai dato anche tanti spunti, hai dato a loro tanti spunti per collegare cose legate allo spazio a cose che loro vanno a insegnare. Quindi la stessa cosa applicata in un esercizio scolastico tristissimo che i ragazzi veramente cercherebbero di scansare in ogni modo, se la metti su una vela solare, se la metti su Alfa Centauri, se la metti o il tardigrado oppure il nanomateriale, secondo me diventa anche molto molto più interessante per i ragazzi da un lato apprendere questo tipo di conoscenze, ma dall'altro soprattutto avvicinarsi anche a un futuro in cui queste cose effettivamente possono essere quelle di tutti i giorni, in qualche modo, un'applicazione di tutti i giorni. Io ora Eh sì. passerei alle domande, sia delle persone in sala che però dovrebbero venire a parlare qui, oppure da remoto. Gli hai basiti, nessuno vuole parlare. Io posso Ecco Daniela. intervenire. Certo, Daniela, dici tu. Sì. Intanto buongiorno a tutti. Sono la referente del PLS, Biologia e Biotecnologie dell'Università di Siena, quindi collaboriamo con i colleghi fin dall'inizio alla scuola interdisciplinare proprio per mettere insieme le varie competenze, proprio i contributi a livello interdisciplinare. Chiaramente complimenti per la presentazione perché ha spaziato a proposito di spazio in Grazie. tanti campi e chiaramente da biologa e da zoologa sono stata colpita dagli elementi appunto
da già imitati o da imitare, che provengono dalla natura. Quando abbiamo fatto la scuola interdisciplinare sui materiali nelle scienze, io stessa avevo trattato la tela di ragno come uno dei materiali proprio innovativi. Tra l'altro ci si fanno già, sono già in produzione delle scarpe da ginnastica prodotte dalla Adidas, fatte con la tela di ragno sintetica, che grazie alla biologia molecolare possono essere fabbricate attualmente. E più piccolo, proprio la tela di ragno, sono state purificate, caratterizzate le spidroine, che in piccolo, proprio a livello molecolare, ricostruiscono proprio questa struttura di elasticità e resistenza, proprio attraverso la struttura proteica di beta sheet e di super elica, addirittura non è neanche un alfa elica. Quindi è una cosa meravigliosa, e vedo che gli studenti, quando anche l'ho trattato questo argomento, l'ho ripreso anche per i miei studenti di scienze naturali, ha colpito tantissimo, e quindi insomma mi ha interessato questa cosa. E volevo fare due o tre precisazioni sui ragni, che sono degli artropodi e non sono degli insetti. Vero. Mentre l'ho detto mi sono reso conto di aver sbagliato. Veramente, ho detto talmente tante cose, certamente qualcosa ci sta, però siccome siamo in un contesto di insegnanti, quindi insomma, chi appunto non avesse un'estrazione biologica tra gli insegnanti di scienze, perché ci sono dei geologhi e dei chimici, quindi non sono delle sfumature, sono delle cose piuttosto importanti da dire. E la povera coccinella banale, poverina, insomma banale, sono insetti coleotteri, sono molto evoluti, e quindi insomma, la banalizzazione, forse lei voleva dire un insetto comune, ecco, banale, ma poverino, insomma, mi ci ha pianto il cuore, perché ecco, questa mi permetto insomma di sorridere, no, su questo, chiaramente è giustissimo, era per dire comune, in effetti. Certo, noi siamo circondati da cose che consideriamo comuni, ma sono ciascuna meravigliosa, era questo il significato. Ecco, che volevo. Infatti ho pensato che fosse questo. Sui tardigradi, allora i tardigradi sono degli animali, sono degli animali considerati acquatici, anche se vivono, possono vivere anche in sistemi terrestri, ma sempre legati all'acqua. Però quando si alimentano di cellule vegetali. Allora, poi vanno in criptobiosi, per cui possono anche non alimentarsi per 30-40 anni. Però quando si alimentano, perché come l'aveva detto lei, sembrava che si nutrissero di acqua. In realtà, insomma, essendo degli animali, gli animali sono tutti eterotrofi per ingestione, e quindi devono trarre comunque una qualche energia da qualche alimento, infatti si nutrono le cellule vegetali. Era questa precisazione. Ma faccio una domanda io a lei, così la prossima volta. È chiaro che non pensavo che si nutrissero d'acqua, però diciamo ho capito che loro vivono nell'acqua, sì, e quindi sì, anche se si nutrono di cose, di cellule vegetali, e quelle, sì, che trovano nell'ambiente acquatico. Ecco, sono d'accordissimo. Era solo questo, insomma. E sono incredibili, perché già a vederli sembrano proprio dei marziani. Si chiamano banalmente orsetti d'acqua, proprio. Esatto. Hanno una sorta di musetto, no? È fatto vedere nelle bellissime immagini al microscopio a scansione. Grazie. Prego. Se non c'è nessuno, posso fare una domanda io al professor Battistone? Prego. Intanto, bellissima presentazione. Io, fra l'altro, avevo avuto modo di sentire alcune delle sue presentazioni in date passate nelle Olimpiadi di astronomia. Mi è piaciuta tantissimo anche l'entusiasmo, si sente, diciamo, dalle sue parole, il grandissimo entusiasmo per la natura, per lo studio in generale, per
tutte, diciamo, le branche della scienza intesa in senso più interdisciplinare e lato possibile. Io volevo chiedere questo. Siccome nel progetto di, diciamo, di colonizzazione eventualmente, di esplorazione, diciamo, e poi eventualmente di colonizzazione di Marte, il progetto è chiaramente quello poi di cambiare, di modificare l'atmosfera. Ma siccome Marte, diciamo, è privo, diciamo, di un campo magnetico che è importantissimo per quanto riguarda chiaramente la protezione di eventuali coloni, come si pensa, diciamo, di ovviare a questo, che è un problema che mi sembra abbastanza difficile, diciamo, da risolvere? Domanda assolutamente centrata. Allora, innanzitutto, la mancanza di un campo magnetico dunque, l'atmosfera manca perché una volta c'era, altrimenti l'acqua non ci sarebbe potuta essere. Una volta vuol dire 3 miliardi di anni fa, non proprio ieri. E poi è successo qualcosa che ha fatto sì che l'atmosfera che c'era, qualunque essa fosse, se n'è andata, quasi tutta. Perché Marte oggi non ha un campo magnetico. Voi direte, ma che c'entra il campo magnetico con l'atmosfera? È molto importante. Se vi ricordate l'immagine iniziale in cui il Sole sputa fuori le particelle, queste si rimbalzano sulla Terra grazie al campo magnetico e non erodono l'atmosfera, perché ionizzandola la caricherebbero e le particelle cariche facilmente se ne andrebbero via nello spazio profondo rispetto a una Terra che è neutra, va bene? Quindi, a un certo punto il campo magnetico di Marte, debole o forte che fosse, si è fermato. Probabilmente Marte, per dimensioni e caratteristiche sue proprie, è un po' più lontano dal Sole, non so bene quale sia il motivo, ma la dinamo interna si è fermata. Sappiate che la dinamo interna della Terra, questo plasma che si muove ruotando e creando quindi il campo magnetico, non è energia magmatica che viene dalle origini della Terra 5 miliardi e mezzo di anni fa, ma è l'effetto di pentola a pressione, nel senso che il decadimento radioattivo degli isotopi che compongono la Terra, dal plutonio, l'uranio, ma anche il torio, tutti quelli che ci sono, intrappolati là dentro, al ritmo, diciamo, di decadimento caratteristico, creano una potenza emessa di qualche terawatt. Il terawatt non è un numero enorme, l'intero produzione energetica della Terra si misura in terawatt, quindi della Terra artificiale, dell'uomo, si misura in terawatt, quindi la Terra al suo interno ha un motore di qualche terawatt, misurato grazie ai neutrini geofisici che il Gran Sasso osserva con gli esperimenti di alta precisione, e quindi sanno calcolare quant'è grosso modo. E questa energia che viene rilasciata da decadimenti nucleari, essendo chiusa dentro, scalda il magma, lo mantiene caldo, il magma si muove e abbiamo il campo magnetico. Quindi questo meccanismo per Marte si è fermato miliardi di anni fa. A questo punto il vento solare ha spazzato via l'atmosfera piano piano, l'acqua è evaporata, perché calando la pressione l'acqua... Ce n'è ancora tantissima su Marte di acqua, ma è sotto forma di ghiaccio superficiale coperto da polvere o addirittura di acqua liquida in profondità. Gli scienziati italiani hanno anche messo in evidenza laghi di acqua liquida in profondità di Marte qualche anno fa con una bellissima scoperta. Quindi, questo è per il motivo perché non c'è l'atmosfera. Vuol dire che, per rispondere alla domanda molto giusta che è stata fatta, se io la voglio rimettere, se non faccio qualche cosa per rimettere il campo magnetico, ecco. Rimettere il campo magnetico non è una cosa che si fa in 448. Mi ricordo un bellissimo libro di fantascienza che parla della terraforming Mars, in cui su scale di 1000 anni, ecco, c'era tutta la tecnologia che poi alla fine puntava a mettere in orbita dei supermagneti proprio per fare questo meccanismo. Per cui mi aspetto che nel breve tempo non è pensabile di fare un terraforming come si deve, ma si andrà a vivere probabilmente in grotte, in lava tubes, in grotte sotterranee che ci sono sicuramente su Marte, per proteggersi dalla radiazione solare, e coltivando in piccole zone sotto, come fa il film Il Sopravvissuto, no? The Martian, sotto delle cappe. Dove mettono un'atmosfera con una terra fertilizzata, perché la terra di Marte è sterile e quindi occorrerà portarci il meccanismo biologico per rendere la sequenza
diciamo, della vita biologica delle piante sostenibile, sul film hanno usato la cacca degli astronauti, no? per poter fertilizzare le patate, tutte cose studiate a tavolino, perfettamente realizzabili. Però ecco, questo grande problema dell'atmosfera ci vuole veramente tanto per poterlo affrontare. Grazie. Prego. Ok, abbiamo una domanda da parte di Valentina, un intervento di Valentina, prego. Buongiorno, spero mi sentiate perché prima avevo problemi con il microfono. Sì, bellissima presentazione. La mia è una domanda un po' più trascendentale. Io lavoro all'Istituto Nazionale di Astrofisica, lavoro per missioni spaziali gestite dall'Agenzia Spaziale Italiana, quindi conosco un po' l'ambito e mi ritrovo spesso a fare divulgazione, dove oggi come oggi lo abbiamo visto tutti anche con il Covid, forse amplificato anche dal fenomeno internet, la rete eccetera. Mi scontro sempre più spesso con persone scettiche, diciamo uno spettro di persone che vanno da quelle leggermente scettiche ai più totali complottismi. Tra di noi, che credo siamo tutti d'accordo nel dire, sapere quanto l'interdisciplinarietà, lo sviluppo tecnologico siano di fondamentale importanza per il nostro progresso. Ma nel contesto appunto che può essere anche quello delle scuole, dove gli insegnanti si confrontano tutti i giorni con studenti un po' di tutte le estrazioni, ma anche noi nella divulgazione, nella sua esperienza di divulgazione ha trovato un approccio ideale verso, verso questo tipo di scetticismi? Volevo sapere. Allora, diciamo, onestamente, quando ho fatto seminari alle scuole in contesti di formazione scolastica, non ho mai avuto domande di questo genere, probabilmente anche perché non sono magari mai stato in certi contesti, in certi ambienti, in certe scuole, oppure le classi che venivano portate per ascoltare erano selezionate, quindi diciamo, i ragazzi erano un po' diversi. Sono perfettamente cosciente che ci sono problemi seri dal punto di vista del grande pubblico, fra quelli che sono appunto complottisti, e lì temo che si sia superato il limite dell'intelligenza, uno diventa un po' sordo quando entra in quei mondi e si racconta la storia con 4-5 persone, più uno lo attacca da fuori, più si chiude a riccio. Magari posso dare un suggerimento forse un pochino più utile, quando, e sono in molti, sollevano il problema perché facciamo queste cose costose, andare nello spazio, quando ABC c'è la lista di infiniti problemi sulla Terra. Lì uno ha vari strumenti, la famosa lettera che fu scritta in risposta a quella suora da parte del famoso scienziato della NASA che spiegava in modo molto lucido perché valeva la pena, ma recentemente ho trovato, diciamo, l'arma finale. E non so quanti voi l'hanno visto, Aprea su Propaganda Live è un attore che fa dei monologhi. Ne ha fatto uno su Marte, che vi assicuro lava e pulisce qualsiasi obiezione su perché fare ricerca nello spazio fondamentale, qualsiasi ricerca, perché sostanzialmente in modo brillante fa il paragone che se invece di andare, vuole andare sulla Luna, avessimo voluto risolvere il problema della Roma-Taranto in meno di 3 ore e mezzo, il destino dell'umanità sarebbe stato molto diverso. Detta così sembra una cosa che non vi fa sorridere, ma se ascoltate quel monologo, alla fine, a parte le risate, diciamo, a crepapelle, vi racconta esattamente quello che non si deve fare per non condannarsi alla mediocrità assoluta, perché è sbagliato rendere tutto uguale, non progredire dove si può, ma lo fa con una capacità, tanto recita benissimo, con un testo meraviglioso, che poi con due clic di YouTube si può distribuire a ragazzi, adulti, con molta facilità. Vi consiglio questo come piccolo contributo ad affrontare un problema che ovviamente è un problema molto grosso. Grazie.
Mi fa molto piacere vedere che abbiamo dei riferimenti culturali decisamente comuni. Non conosco purtroppo questo monologo di Aprea, ma ne conosco altri e so dove andare a cercare, quindi ne farò diffusione. Altre domande? Io, se non ci sono domande, mi unisco ai complimenti. Sono Lucia Morbidelli dell'Università di Siena e cerco anche io di fare divulgazione, di entrare nei termini e quindi tutte le ricadute. Ho fatto la lezione proprio in questo corso e ho fatto anche Bright, eccetera. Per cui cerchiamo tutti di concorrere allo stesso obiettivo, diffondere la scienza e la conoscenza. Essere forti dell'esperienza sul campo. Quindi grazie veramente della lezione, è stata illuminante e confortante. Grazie a voi. Allora, io sto cercando di vedere se nel pubblico c'è qualcuno che mi alza una mano, ma sono tutti troppo contenti, quindi direi che le domande sono finite. Roberto, Perfetto. davvero non sappiamo come ringraziarti, ci hai fatto un intervento e una chiusura della scuola proprio esponenziale, come Benissimo, dai, spero che sia di buon auspicio per le prossime puntate, va bene? va bene, grazie davvero di tutto, Grazie, Roberto. arrivederci. 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 Grazie. Arrivederci, grazie. Bene. È stato davvero troppo, troppo bello. Ma com'è che siete diventati tutti così timidi? Ma perché? Che ci voleva? Bellissimo, veramente. No, comunque il Domande vero poi le punto è abbiamo che fatte, davvero è dai. stato bellissimo. Però è stato anche veramente alieno. Cioè, se io Vera, noi volevamo lasciarti 2 ore. No, non Abbiamo doveva, organizzato una grazie. cosa più bella. Mi sia piaciuto, grazie. Mi fate davvero, la faccio vedere anche a loro, guardate che cosa bellina che mi hanno portato, ce l'ho fatta. Guarda bellino, troppo carino, grazie davvero. Allora, aspettate però che faccio un Bravi, bravi. po' di streaming.